L'autogoverno è sacro e inviolabile della magistratura. Io non sto dicendo che non sia sacro, sto dicendo un'altra cosa, che è difficile vedere delle sanzioni disciplinari. Stai dicendo che l'autogoverno della magistratura è sacro e sono d'accordo con te, sì. Ma le leggi le fa il Parlamento. La modalità di svolgimento del processo penale, cioè gli obblighi di un magistrato nella procedura penale, li decide il Parlamento, non il CSM. Ho capito, ma noi stiamo parlando di sanzioni disciplinari, non ti sto parlando di... Se tu stabilisci determinate regole... Ho capito, ma ti sto dicendo che non mi convince, perché francamente voi stessi dite che i ritardi della giustizia dipendono dalla mancanza di figure amministrative, un arretrato che non si riesce a smaltire, cioè che è un sistema che ha una difficoltà più burocratica che di singoli magistrati che... Quindi, non è così nel testo che è stato proposto, scusa Palmerini. Non è così. Nella riforma del processo civile, faccio un esempio, di Orlando, la riforma telematica del processo civile, ricorderai, ci sono degli obblighi di invio di materiale per via telematica. Nessuno è insorto perché il Parlamento ha modificato le norme a cui devono sottostare i giudici civili nell'espletazione del processo. Ma io sto dicendo un'altra cosa, scusa. Tu stai dicendo che è telematica, ma se siamo nei tribunali ancora con i faldoni a scrivere a mano, diciamo... Sì, ma se non tutto quello che viene chiesto. Se non dotiamo, parliamo di un testo che è ancora in discussione, non c'è. Ma non c'è la forma parlamentare. Posso dire una cosa? Sì, prego. Che io condivido quanto ha detto la dottoressa Palmerini, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione della giustizia. Guardi, io sono contrario all'abolizione della prescrizione, quindi non penso di essere uno di quelli che a prescindere sta con i magistrati. Però sanzionare un magistrato quando c'è un problema organizzativo della giustizia con mancanza di moltissimo personale amministrativo mi sembra semplicemente demagogia. E non a caso, guardi, Regione Friuli-Venezia Giulia, per esempio, che ho l'onore di rappresentare, facciamo la convenzione con la Corte d'Appello per fornire noi personale al fine di far lavorare meglio il Tribunale. Ma dall'altro lato, secondo voi qualcuno veramente potrebbe sanzionare un magistrato addirittura dargli un provvedimento disciplinare da parte del CSM quando non ha... Mi scusi, sto parlando rispetto alle sue affermazioni, se permette. Figliamo di lei, è una novità. Può sanzionare un magistrato, dargli un provvedimento di... Mi scusi. Ti do del tu, non è un problema. Certo. Quando il CSM, secondo voi, finisco solo un attimo, quando il CSM, secondo voi, sanzionerà veramente un magistrato, prenderà un provvedimento disciplinare quando ci saranno delle situazioni oggettive che non permettono al magistrato stesso di lavorare o di poter rispettare i tempi? Mi sembra semplicemente che sia un girare intorno al problema senza dare una risposta vera. E la risposta vera bisogna darla a tutti quegli imprenditori, cittadini ed altro che si trovano di fronte alla giustizia. Che su essere condannato deve essere condannato in tempi rapidi e se deve essere assolto deve essere assolto in tempi rapidi. Allora, ma non mi sembra che la soluzione sia quella che intanto parte l'abolizione della prescrizione, poi vediamo cosa succede. C'erano tutti gli strumenti legislativi perché questa maggioranza intervenisse, ripeto, si poteva semplicemente prorogare di un ulteriore anno, invece non è stato fatto ed è stata una scelta politica. Noi abbiamo avuto il coraggio, malgrado alleati con i 5 Stelle, come lo siete voi oggi, di rimandare per dire prima fai questo, poi entrerà in vigore. Abbiamo letto il testo. Scusa, due cose, voglio sapere dalla Palmerini se sono sbagliate. Non più l'obbligo di ripetere gli atti, dalla cancellazione dell'obbligo di ripetere alcuni atti quando cambia il giudice. C'è qualcosa di male nello snellimento della giustizia penale in questo. Secondo, la possibilità, anzi l'indicazione, se arriverà così in Parlamento, del giudice monocratico anche per il secondo atto, per l'appello. Per il secondo passo, per l'appello. C'è qualcosa di male nei confronti dei magistrati in questi provvedimenti che snelliscono i processi? Noi parliamo di una cosa e lei sta parlando di un'altra. No, Noi stiamo parlando di un aspetto del lodo Conte. Allora, che lei mi mette lei mi ha detto che noi vogliamo sanzionare i magistrati per problemi che mettiamo nel nuovo testo, che noi mettiamo in un testo che dipendono dalla mancanza di investimento sulla giustizia. Io le ho fatto due esempi che sono nel lodo Conte, che favoriscono, come sappiamo tutti, un problema italiano, cioè ridurre i tempi delle decisioni finali del processo penale, che non c'entrano assolutamente nulla con la burocrazia. Come arriviamo alla sanzione dei magistrati? Non ho capito. Perché ci sono dei tempi certi entro 5 anni, mi pare che sia nel Quindi se, che... se non si arriva a conclusione queste entro 5 però anni che vengono, queste proposte si che sanziona fatte, il magistrato? Che possono migliorare, servono ad arrivare a quella lunghezza. Ma tutti in Italia chiedono che si diminuisca la lunghezza del processo penale. Sì, però come? Dipendere dalla collega Palmerini, perché se qui scendiamo...